il silenzio delle nuvole che invece parlano tantissime. Il premio va ad Aldo Mazza. Che c'è? Facciamo vedere perché qua addirittura siamo l'opera autoprodotta, senza marche editoriali, quindi insomma proprio una gradevolissima autoproduzione. Il silenzio delle nuvole di Aldo Mazza, che ha meritato un encomio speciale di merito. Felicissima rivisitazione di un periodo storico di grande fascino e mistero. Grazie alla penna magica di Aldo Mazza, autore di gran classe, rivivono, buccando la pagina, briganti, donne e contadini della Calabria più autentica, protagonisti di un romanzo che trascina oltre il tempo e oltre i luoghi, in un crescendo narrativo che si fa vortice di emozioni. Un libro da leggere e da rileggere, per gustare una prosa magistrale, un punto di vista, questo vorrei che lei parlasse, sorprendentemente nuovo. Grazie. Ha detto bene la dottoressa Pradici, io analizzo un po' con il silenzio delle nuvole, un periodo storico, vado a rivisitarlo veramente in punta di piedi, in maniera leggera, fantasticamente romanzata, che è la seconda discesa dei francesi alla fine del XVIII secolo, agli inizi del XIX. Io però ho cercato di raccontare questa storia che ha come protagonista un vero capobrigante e geograficamente ambientata nella presina cosmica, un paesino che si chiama San Pietro di Guarano. E dicevo, ho cercato di raccontare questa storia ponendomi nella condizione, come diceva il collega prima, precedente, ponendomi dall'altra parte, cioè ho cercato di raccontare l'altra storia, quella che non compare in nessun libro accreditato, né tantomeno in quelli diciamo scolastici. E allora a quel punto la storia veramente cambia e si comincia ad avere un'ottica completamente diversa del periodo storico e anche delle sofferenze ataviche, del dramma che soprattutto il Sud visse in quel periodo. Mi rifaccio e concludo all'esperimento di cui parlava la dottoressa Pratici. Sì, io dopo due esperienze letterarie con due piccole case editrici, questa volta ho pensato di fare un salto completamente nel buio e ho pubblicato con un editorio online, dunque Espresso La Repubblica, con un libro www.libro.it che si è semplicemente su internet, ma per un motivo semplice ho cercato di mettere da parte qualcosa in più in termini economici, perché ho devoluto tutto in beneficenza, perché sulla bontà del libro ne possiamo sempre parlare. Se comprerete il mio libro, farete sicuramente un'opera meritoria. Grazie.